Parliamo con Walter Viganò, il mister dell'Inveruno, insomma, esordio sulla panchina dell'Inveruno, una classifica difficile, una gara così così giocata un po' a sprazzi da parte vostra. Da parte di tutte e due le squadre, gli avversari quando vincono sono più bravi, noi siamo meno bravi, perché il risultato determina i giudizi, anche su questo campo non era facile fare possesso palla, quindi le due squadre si sono adeguate alla situazione di gioco, noi con palla alta non riuscivamo a difendere la palla e salire, loro invece avevano il centravanti che è bravissimo, visto la struttura fisica, a difendere la palla e far salire la squadra. Questa è stata insomma la chiave, insomma, voi non siete fisicamente altissimi e avete fatto un po' più di fatica anche a giocare. Loro giocavano 4-4-2 con due davanti, è più facile beccare i due davanti. Noi dovevamo sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo, non ci siamo riusciti. Finale del primo tempo siete riusciti a mettere in difficoltà l'Atritium, cosa che invece non è riuscita nel secondo tempo, pochi tiri in porta, anzi non ne ricordo. Sì, ma se si giudica i tiri in porta finisce 0-0 sta partita, perché anche loro non è che hanno tirato in porta più di noi, o meno, questo, però loro sono stati bravi, hanno vinto, quindi bravi loro. Come ha visto la squadra, come vede il Ma girone del ritorno? perlomeno hanno combattuto, sono stati sul pezzo ed è una cosa importante.